Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti per questo nuovo video. In questo video vi farò vedere come riordino e pulisco la mia camera. Forse avete visto già un pezzettino di questo video nel mio vlog, ma qui è molto più dettagliato, vi faccio proprio vedere tutto quanto. Come vedete è abbastanza disastrata e devo cambiare le lenzuola, ci sono delle cose da pulire, da riordinare, c'è uno stendino pieno di cose. Insomma, adesso vediamo di sistemare tutto questo caos. Prima di cominciare a vedere il video, però, vi voglio chiedere se siete iscritti al canale e se volete attivare la campanellina per ricevere le notifiche ad ogni nuovo video. E poi, se il video vi sarà piaciuto, un like di supporto. Se volete, potete seguirmi anche sulla mia pagina Instagram, mi trovate sempre come Monica Glitters & Soul. Comincio con disfare il letto dove abbiamo questi due ospiti. Potete vedere in primo piano Briciola. Briciola, il gatto più piccolo di casa, e invece quella bianca era Cotone, la più anziana. Loro amano stare sopra i letti, c'è poco da fare. Ecco qui le lenzuola pulite. Mi piace che siano ben tirati gli angoli, di modo che non vi siano pieghe. Mettiamo le federe ai cuscini, dopodiché metterò come lenzuolo, adesso che fa più caldo, il sacco copripiumino che io utilizzo sempre anche d'estate, ovviamente senza il piumino, e quindi fa sia da lenzuolo che da copriletto. Adesso sbatto un attimo fuori dalla finestra il piumino. Ho questo piumino ad una piazza che tengo qui perché ancora qualche volta di notte mi viene freddo e allora magari alla sera lo apro e se ho bisogno la notte lo tiro su. Poi sbatto anche questo lenzuolo che metto anche a lavare, che di solito è un lenzuolo che metto lì sulla sedia da meditazione perché ci vanno i gatti. Riordino e piego anche un po' di vestiti lasciati in giro, soprattutto cose che non sono sporche, che sono state usate magari una volta e che quindi posso riporre nell'armadio. Bene, iniziamo adesso con lo svuotare questo stendino. Quando ci sono belle giornate, stendo fuori, quando invece è brutto tempo e piove, stendo dentro. E adesso si passa a riordinare il comò. Ci tengo molto che sia pulito perché qui mi trucco davanti a questo specchio, quindi spesso sul comò che è bianco cadono polveri, segni di matite per labbra, per occhi, quindi lo devo pulire spesso. Pulisco anche lo specchio. Per pulire il comò ho prima utilizzato un panno in fibra di bambù umido e poi ho passato anche un prodotto antipolvere. Faccio la stessa cosa anche sopra il mio mobiletto make-up, qui dentro questo mobiletto tengo tutto il mio make-up e con lo stesso procedimento prima lo lavo e poi gli passo un antipolvere. E stessa cosa per il mio comodino, prima lo lavo e poi gli passo questo prodotto antipolvere, rimetto le mie pietruzze magiche e arriva la gatta Cotone. Questa invece è la postazione dove io di solito registro i video e devo un po' riordinare anche le scatole che vedete lì sotto. Passiamo adesso all'altro comodino che è dove abitano i miei peluche. Ed è arrivato il momento di aspirare i pavimenti. Prima aspiro un po' i cuscinoni dei gatti, ma poi li sbatterò fuori dalla finestra anche.
Questo aspirapolvere è un portento, è della Silvercrest, comperato da Lidl per pochissimi soldi, 69 euro, e sarebbe il dupe di un modello della Dyson. Io mi trovo davvero davvero bene, tra l'altro ho confrontato le caratteristiche insieme a delle mie amiche e sono praticamente uguali. E pulisco bene i pavimenti, mentre sotto il letto utilizzo un altro mio amico, il robot della iLife. Vi lascerò il link a questo robot in info box. E passiamo adesso a pulire questo mio mobiletto make-up che tende a sporcarsi facilmente, soprattutto sui pomelli e sui cassettini piccoli, perché ovviamente con le mani sporche a volte di polveri e di rossetti è facile. E mi piace utilizzare questo Chief Crema con microcristalli perché con uno straccio inumidito lo pulisce davvero davvero bene. Guardate qui l'effetto, come torna subito bianco. Se vi piace questo mobiletto, vi lascio il link per acquistarlo da Amazon, costa pochissimo ed è bellissimissimo, come potete vedere. E siamo alla fase finale, cioè quella del lavare il pavimento. Anche per lavare il pavimento mi avvalgo di questo lavapavimenti. Guardate che bello, ha la parte centrale che si può staccare, può essere usata con gli accessori anche manualmente a parte, staccata dal corpo centrale, ed è un lavapavimenti sempre di Silvercrest, sempre comperato da Lidl, che io vi consiglio e magari vi farò un video recensione con tutti i suoi accessori. Ed ecco il risultato finale. La camera è pulita, è riordinata e soprattutto è profumata, perché soprattutto il prodotto mangiapolvere sa un buonissimo profumo. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!